Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa in diretta perché sono in macchina, se no non la facevo da nessun'altra parte. Quindi vediamo cosa sono i temi della giornata. Oggi ovviamente il solito tema è quello della politica, come andrà a finire il governo. Cosa pensano oggi i giornali? Beh, insomma, oggi c'è la tesi che la Lega cerchi intese. La Lega cerca intese. Fino a ieri era fatta per il Movimento 5 Stelle, oggi invece prende un po', rialza un po' la testa la Lega, però c'è il muro del PD, Corriere della Sera. Per il Fatto invece, il titolo del Fatto è Mossa Renzi e Berlusconi, governo dei perdenti con la Lega. Adesso si può dire tutto, alcuni giornali stanno facendo le pulci, il Tempo oggi lo fa anche Libero, alla situazione elettorale del movimento di Silvio Berlusconi, ma l'idea che il centrodestra sia tra i perdenti con il 37% dei voti, beh, questo insomma è una cosa che risulta bene al Fatto, ma a nessun altro osservatore della politica mondiale risulta una cosa di questo tipo, perché banalmente è la prima coalizione. Poi preferite il Movimento 5 Stelle? Perfetto, liberi di votare 5 Stelle e di pensare che debbano fare il governo loro, ma la prima coalizione di prima prova contraria è quella del centrodestra, all'interno della quale l'affermazione maggiore l'ha fatta la Lega, secondo il Corriere della Sera, oggi alla ricerca di grandi intese. Ci sono due personaggi che oggi parlano, che sono sempre i soliti personaggi. Il mondo cambia, ma loro ci sono sempre. Sapete chi sono? Massimo Cacciari e Massimo D'Alema. Entrambi, non si capisce da quale pulpito, riescono sempre a fare le lezioncine, scusate qua, in macchina è sempre un po' un casino, le lezioncine al PD, va bene? Massimo Cacciari fa la lezioncina al PD, la solita lezioncina del filosofo del PD, che io dico, boh, beato te che fa il filosofo, un bel mestiere quello di fare lezioni al PD, e dice il filosofo al PD, adesso ve lo leggo esattamente, il PD si salva solo se fa fuori Renzi e appoggia Di Maio. Perfetto, quindi Massimo D'Alema, come si chiama? Massimo Cacciari, secondo voi a chi rilascia questa intervista, cioè accordo tra Movimento 5 Stelle e PD senza Renzi? Al Fatto, of course, che riesce a citare due volte oggi Massimo Cacciari nella sovratestata, perché prende in giro Calenda, che è troppo vicino evidentemente al centrodestra nella testa del Fatto, e in questa importante intervista in cui dice delle cose talmente banali che le abbiamo lette nei giorni scorsi da tutti quanti i giornali. Massimo D'Alema ha perso le elezioni, non ha preso neanche i voti delle persone che ha incontrato, perché lui stesso ha detto così in campagna elettorale: ho incontrato più gente di quella che mi ha votato. Ebbene, oggi anche lui dice la sua. E che cosa volete che dica oggi, secondo voi, Massimo D'Alema? Dice: bisogna fare un'alleanza tra il PD, dove lui non c'è, fino a prova contraria perché ne ha sbattuto la porta e si è andato via, e il Movimento 5 Stelle. Insomma, la pensano tutti così, mentre pensano che la Lega stia cercando di fare qualche alleanza. Cacciari ve l'ho parlato, insomma, le solite cose. Invece per il PD c'è il solito, diciamo, drama queen, che è Zingaretti, che cerca di fare il segretario candidandosi alle primarie, però potrebbe essere l'alternativa di Del Rio, e nel frattempo c'è Calenda, quindi insomma in questa specie di storia infinita, la telenovela del PD, non sanno ancora chi sarà il segretario, sanno però che hanno fatto fuori di fatto Renzi. Il Requiem per Silvio e Renzi è il titolo, ve l'ho detto, di Libero. La cosa interessante di Farina, che continua con la tesi che sia del Tempo sia di Libero, che è una tesi, diciamo, che è abbastanza consolidato ormai per i due giornali, una cosa per Berlusconi era perdere con Prodi, perché quello era rimediabile, ma perdere con Salvini, dice Farina, è irrimediabile, è il vero scacco al Cavaliere, lo dicono gli amici del Cavaliere. La Stampa oggi, in maniera un po' eterodossa, dice: la Lega ci prova col Movimento 5 Stelle. Che cosa insegna questo? Che non c'è sta a capire niente nessuno. No, nessuno. Nessuno ha vinto, o tutti, o almeno due hanno vinto e non sanno come mettersi d'accordo. La scelta ovviamente dipende ed è in mano al perdente. Cioè, questo è il paradosso di queste elezioni, che hanno vinto il Movimento 5 Stelle da solo, ha vinto il centrodestra in coalizione, ha perso il PD, ma se il PD non fa l'alleanza o con l'uno o con l'altro non c'è un governo. Il paradosso dei paradossi. Sempre buona l'analisi di Ricolfi oggi sul Messaggero, che dice: questo è stato un urlo del Sud. Il Sud democristiano ha urlato il suo disagio rispetto a un nord che comunque un po' ha ripreso a marciare, e lo ha fatto a modo suo votando un partito che secondo Ricolfi è più democristiano che di sinistra, cioè il Movimento 5 Stelle. E poi dice: non vi stupite di quello che è successo al Partito Democratico, dice Ricolfi, in tutta Europa, svegliatevi, i partiti socialisti hanno straperso. L'eccezione
non era Renzi al 40%, non il PD al 18-20%. Altre due cose riguardano di giornata riguardano i dazi di Obama, perché è molto buono il pezzo di Trump, per fortuna che c'ho il mio assistente qua in macchina che ne sa più di me, i dazi di Trump, e, grazie Leo, perché i dazi sono oggetto dell'attenzione di Alesina e Giavazzi, che ci spiegano come nel 1929 ci fu una grande crisi finanziaria, come nel 2007-2008, e quelle crisi finanziarie si sono risolte in maniera diversa, nel 1929 con una grande depressione, perché iniziarono i singoli stati a farsi guerre commerciali tra loro, che poi diventarono guerre fisiche. Nel 2007 invece non si chiusero i mercati e così in un certo lasso di tempo e in maniera meno dolorosa si risolse quella crisi. Tese di due liberisti che io condivido al 100%. Oggi leggendo il Sole 24 Ore ho letto un titolo che mi ha spaventato. Quanto valgono per l'Italia i dazi secondo il Sole 24 Ore di Trump? Valgono 1 miliardo. Poi vai a leggere bene l'articolo e ti sembra non una fake news ma un titolo un po' esagerato, perché in realtà noi esportiamo in America 700 milioni di euro di acciaio e non potranno valere 1 miliardo, quindi il costo di questi dazi, ma neanche una percentuale di questi 700 milioni così alta. Qual è il tema? Che secondo uno studio di Prometeia, se torniamo alle tariffe precedenti al 1989, ci sarebbe 1 miliardo di perdita per l'Italia. Se, però questi se non hanno impedito di fare un titolo allarmistico al Sole 24 Ore che dovrebbe essere un po' forse più freddo in questa analisi. Ci sono due cose con cui volevo chiudere. Beh, Obama ha capito qual è il suo mestiere in un mondo che può vale tutto. Obama può fare il conduttore di un talk show su Netflix insieme alla moglie, dovrebbe essere lui l'attore protagonista di questo talk show, che un nuovo talk show che parte su Netflix, immagino il battage pubblicitario che faranno. E poi l'ultima cosa che vi volevo dire, beh, straordinaria, oggi ne parla mi sembra soltanto la stampa, cioè la possibilità per Torino di fare le Olimpiadi invernali, e il CONI non sarebbe molto d'accordo, anche il Fatto ne parla, per il semplice motivo che dice ma come 5 Stelle queste Olimpiadi non le voglio, come dimostra il caso Romano. Invece queste Olimpiadi ci saranno, perché oggi Beppe Grillo prende, chiama e dice facciamo le Olimpiadi a Torino. Beh, ma che cosa è cambiato rispetto a soltanto un anno fa, quando invece fecero tutto quel casino contro la Raggi, con la Raggi contro le Olimpiadi che Malagò voleva a Roma? Qual è la differenza tra Torino e Roma? Che Torino è una città più vivibile rispetto a Roma? Può darsi, ma hanno la stessa giunta grillina. Ecco, vale tutto. In questo momento i grillini possono dire tutto e il contrario di tutto. Quindi ci saranno belle sorprese nelle prossime settimane per capire cosa succederà al governo. Chiudo questa rassegna dalla macchina di Leo, vi do un saluto e vi do appuntamento come sempre al sito nicolaporro.it. Se vi piace questa rassegna condividetela, e domani con un'altra zuppa di porro. Ciao!